Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi è venerdì e come ogni venerdì dell'ultimo periodo abbiamo una nuova squadra TOTS, si tratta dei TOTS della Bundesliga, all'interno dei quali abbiamo dei giocatori che sono sicuramente molto interessanti. Ce li andiamo ad analizzare tutti quanti, uno per uno. Sarà un video abbastanza lunghetto, quindi mettetevi belli comodi in poltrona che partiamo. Partiamo subito dal buon Robert Lewandowski, fa notizia, 99, ovviamente va a coronare una stagione incredibile nella quale ha ricevuto la qualunque veramente di carte speciali. E vediamo 4-4, 1,84, alto normale. Andiamoci a vedere le statistiche. Abbiamo statistiche che per quanto riguarda la velocità sembrano veramente devastanti. Per quanto riguarda le statistiche di tiro, praticamente abbiamo tutti 99, insomma, si commentano da sole. Ottimissimi passaggi sia per quanto riguarda il corto 99 che il lungo 83. 89 di agilità, 93 di equilibrio e 99 di reattività unito a 99 di controllo palla e a 98 di freddezza. Lo rendono sicuramente molto 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 valido, molto temibile. Ovviamente è un tipo di giocatore alla Suarez Tots, quindi se magari vi siete trovati bene con Suarez vi troverete bene anche con Lewandowski, un giocatore con magari non vi andrà via in velocità come può andare via, che so, un Mbappé per esempio, ma con questo state sicuri che dentro l'area, insomma, veramente non andrete a sbagliare un gol perché è sicuramente una macchina realizzativa, niente niente male. Andiamo avanti e abbiamo il buon Timo Werner, un altro flagello delle nostre difese, soprattutto in Weekend League, perché poi ricordiamo che sti tozzi di Bundesliga vanno a completare quello che è il già ben fornito vivaio delle Bundesliga competitive. Quindi abbiamo il buon Werner, 1,80 alto normale, 3 mosse abilità, 4 piede debole, quindi già una prima, diciamo, criticità per quanto riguarda le mosse abilità. Per quanto riguarda la velocità, si commenta da sola, 99-99. Per quanto riguarda poi statistiche di tiro, anche qui tanta roba, 99 di penalizzazione unita a 95 di potenza tiro. Passaggio corto fenomenale, lungo un po' meno, freddezza 86, quella che è stata sempre una delle pecche, diciamo, dei Werner, ovvero la freddezza, riceve veramente un boost importante. Abbiamo poi anche agilità 94, equilibrio 88 e reattività 99, unito a un parametro di forza 81 non troppo alto e un buon body type. Probabilmente rendono sto Werner anche abbastanza agilotto in game, quindi sicuramente da andare a provare e sicuramente molto valido all'interno delle vostre Bundesliga soprattutto. Andiamo avanti, abbiamo Sancho, 1,80 m, normale basso, 5-4, uno dei migliori per quanto riguarda mosse abilità e piede debole. Anche lui una scheggia, 99 di finalizzazione, 86 di potenza tiro, sono parametri eccezionali. 99 di passaggio corto, bene bene, meno il passaggio lungo con 72. Anche qui un buon boost per quanto riguarda la freddezza con 87. Poi abbiamo 99 agilità, 98 di equilibrio e 91 di reattività, unito anche a un 95 di controllo palla, rendono questo Sancho sicuramente molto 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 agile. E io lo vedo bene per quanto riguarda sia ruoli da esterno, quindi S, Vici o SCD, ma può essere anche provato secondo me da punta, soprattutto in un attacco a due, vista appunto l'agilità, visto le 5 skill e visto comunque un 4 di piede debole che male non fa. Andiamo avanti, abbiamo Kimmich. 1,76 alto basso, 3 di mosse abilità, 4 di piede debole. Il buon Kimmich con statistiche di velocità che riguardano un ottimo parametro di accelerazione e un discreto parametro di velocità, quindi comunque nel primo scatto bruciante riuscirà a star dietro, però poi faticherà magari a tenere il passo più sull'allungo. Questo addirittura anche 84 di finalizzazione e 96 potenza tiro, quindi magari con questo potete arrivare anche a fare delle conclusioni da lontano.
passaggi fenomenali, anche qui ottima sia agilità, equilibrio e reattività, anche controllo palla, statistiche difensive impeccabili, 99 resistenza e 97 aggressività lo rendono sicuramente uno dei più validi all'interno di questo team. Io ce lo vedo ovviamente bene sia da mediano, ma questo qui fa bene anche la mezzala, secondo me. Credo che con l'L2 vada a scivolare anche abbastanza in maniera pulita, dunque per quanto riguarda il discorso di andarsi a mettere sulle linee di passaggio, e sicuramente un tentativo di prova con il buon Kimmich per me si può fare, quindi approvato. Andiamo avanti e abbiamo Matummels, 1,91 m, alto normale, 3-3. Diciamo che è una carta estremamente boostata per quanto riguarda statistiche di passaggio, di dribbling, di difesa e di fisico. Però io vi assicuro che questo qui in game è un tronco, come testimonia il 78 agilità, 71 equilibrio e il 99 forza, oltre al body type. Quindi farà veramente tanta fatica sia a destreggiarsi bene con l'L2, sia a impostare l'azione nonostante gli ottimi passaggi. E siamo arrivati in una fase del gioco in cui ormai il mercato è talmente tanto saturo di difensori che secondo me andare a sbloccare, a comprare un Hummels del genere è veramente un suicidio, considerando i vari Boateng, Militao, eccetera, che sono in giro e vi potete portare a casa. Secondo me anche per molto meno, perché questo qui secondo me sui 200-300k magari li va pure a costare. Quindi per me Hummels bocciato. Andiamo avanti e abbiamo probabilmente la più grande sorpresa all'interno di questo TOTS, perché Haaland ha sì 3 mosse di abilità, ma gli hanno piazzato un 4 piede debole che è importante, 1,94 m, alto normale, 94 di accelerazione e 99 di velocità per il buon Haaland, che si candida ad essere veramente una scheggia impressionante, 99 finalizzazione e 99 potenza tiro, dunque anche lui una macchina da gol. Agilità 86, equilibrio 84 e reattività 94, uniti a 99 di forza e al body type, comunque bello spesso in game, fanno sì che secondo me non sia alla fine agile per quello che dovrebbe essere. Dunque, quelli che sono i ruoli che consiglio per Haaland sono ruoli di fascia, ruoli in cui potete esprimere al massimo il suo potenziale, ovvero quello di aggredire le zone larghe del campo con la sua velocità. Peccato per il passaggio lungo, addirittura 53, però insomma con il corto 99 salva un po' la situazione. Da esterno più il corto è quello che conta, quindi diciamo per ruoli di esterno consigliato, mentre diciamo che da punta non ce lo vedo proprio bene, anche per quanto riguarda le 3 mosse abilità che non vengono compensate da una buona agilità, quindi promosso ma diciamo a metà. Abbiamo poi Marco Reus, una carta che nei TOTS della Bundesliga esce sempre, viene sempre accompagnata da un enorme hype, perché riceve sempre dei boost incredibili a livello statistico, 4-4, 1,80 m, velocità lodevole, ovviamente, finalizzazione ottima, ottima anche potenza tiro, tiri alla distanza e tutto il comparto dei tiri, anche buono il parametro di punizioni, questo per me che insomma mi ci sfizio a tirare le punizioni. Ottimo passaggio sia corto che lungo, ottima freddezza, ottimi attributi per quanto riguarda agilità, equilibrio e reattività, forza 82, uniti al body type, secondo me alla fine sto Royce in game comunque va a essere abbastanza rapido al pad, quindi responsivo, si gira su se stesso con una certa insomma facilità. L'unico problema insomma di Strois è che, come ho il timore che sia come ogni anno, il classico giocatore del vorrei ma non posso, ossia sì sulla carta un mostro ma poi in game va un po' a deludere, quindi diciamo che guardandolo così vi dico promosso a pieni voti, però poi è da andare a testare effettivamente. Ce lo vedo sia in zona centrale da COC, sia anche da punta in un attacco a due, sia da esterno, perché insomma il body type per essere sgusciante sembra avercelo e sembra avere tutte le carte in regola per farlo. Abbiamo poi Thomas Müller, un evergreen anche lui, 1,86 alto alto, 3-4, esce tutti gli anni Thomas Müller. Bah, se voi ve lo andate a guardare a livello statistico questo sembra anche diciamo utilizzabile, ma sappiamo tutti poi che in realtà questo in game va a rispecchiare esattamente quello che è il motto: chi nasce tondo non muore quadrato, ossia quando comunque un giocatore ha la versione base che non è questo granché, la carta poi potenziata non è che sarà granché.
a sua volta. Quindi questo Müller io ve lo boccio, nonostante appunto a livello di numeri sembra comunque utilizzabile. Poi magari tra i vari pick, i vari tots garantiti, se qualcuno lo trova, gli può anche dare un tentativo, ma diciamo che è più no che sì a guardarlo così. Andiamo avanti, troviamo Sommer, vabbè, questo è il classico filler buttato lì perché non c'è di meglio, che dirvi, totalmente inutile perché per quanto riguarda portieri di Bundes c'è comunque Neuer che linka bene anche Boateng, per quanto riguarda portieri più forti del gioco ci sono i classici Van der Sar, Alisson, Toti, Ter Stegen, Tots, eccetera, 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 quindi Sommer. Da evitare, anzi da evitare, purtroppo lo ritroveremo tutti quanti nei nostri pick, quindi purtroppo non riusciremo neanche a evitarlo, lo daremo in pasto alle SBC. Abbiamo poi Kostic, anche lui alto alto, 1,84, 3-3, diciamo una specie di Giggs della Bundesliga, anche lui viene riproposto di anno in anno, e anche lui a guardarlo così, insomma, sembrerebbe essere un buon giocatore, esclusivamente ovviamente per ruoli di fascia. Io ve lo boccio perché 3-3 veramente non può circolare secondo me. Poi, insomma, è la classica carta che va anche a deludere le aspettative, secondo me, in termini di agilità e anche in termini realizzativi. Dunque, probabilmente anche lui sarà spammatissimo all'interno di picche sfida tots garantito, magari da super sub, giusto per metterlo un po' lì a correre e a servire i compagni, visto che comunque i passaggi sono buoni, ci potrebbe anche stare, ma da titolare assolutamente no. Abbiamo Havertz, successivamente, normale normale, 4-4, quest'anno non ha più il 5 piede debole, il buon Havertz. Ma la versione Footbird che mi sono ritrovato contro già mi era sembrata veramente ultra boostata e qui riceve un ulteriore boost per quanto riguarda la velocità, anche per quanto riguarda finalizzazione e potenza tiro, ottimi passaggi sia al corto che al lungo, un ottimo parametro di freddezza 95, agilità e reattività ottimi insieme al controllo palla anche, peccato l'equilibrio 82. Resistenza buona, forza 78, insomma unito al fatto che comunque 1,88 m di giocatore, non vi aspettate che sia agile come un Messi, voglio dire, però Havertz secondo me è uno dei giocatori che sono usciti all'interno di questo tots che è sicuramente più interessante. Anche lui secondo me fa bene ruoli come CS, COD, esterno, insomma, nonostante l'accelerazione non sia proprio ottimale, io ce lo vedrei comunque bene lì a piottare, a fare il cavallo selvaggio, piuttosto che appunto metterlo in aria dove è necessario quest'anno, lo sapete, l'agilità. E lui sicuramente non è uno specialista in questo. Andando avanti abbiamo Gnabry, un altro dei tots usciti più valido, 1,75, alto normale 4,4. Una saetta, un'ottima finalizzazione, un'ottima potenza tiro, passaggio corto e lungo veramente ottimi, agilità, equilibrio e reattività alla grande, unite a un ottimo controllo palla, forza 84, comunque unite a un body type che risulta essere snello in game, sicuramente questo è anche agile. E anche ho ricevuto un ottimo boost per quanto riguarda la freddezza. Io questo qui, ancora una volta, a fare l'esterno ce lo vedo bene. Soprattutto, anche se non lo riuscite a mettere titolare, non mi interessa metterlo titolare. Questo qua da super sub vi spacca le partite e può fare la differenza anche in fase realizzativa. Quindi promosso per quanto riguarda zone esterne, da punta onestamente non ce lo vedo più di tanto perché 4-4, sì, ok, poi. Sarà agile, ma non agilissimo come magari i top giocatori che servono all'interno dell'area quest'anno. Abbiamo poi Sabitzer, che è una carta che possiamo guadagnarci all'interno degli obiettivi. Alto alto 1,77-3,4. Questo qui ha ottime statistiche difensive, ha anche ottime statistiche di passaggio. Ha una buona forza, resistenza, aggressività, agilità, equilibrio e reattività anche. Ne parlavamo anche prima con Olly e Daniel, questo qui potrebbe fare bene il CDC e potrebbe essere anche provato da CC, anche se quell'84 di freddezza non è che mi vada proprio a solleticare l'appetito perché sappiamo tutti che questi tot già ricevono dei boost incredibili, questo non ha ricevuto neanche questo boost incredibile, sta lì lì per avere una freddezza mediocre, insomma, è da andare a osservare con un po' più di attenzione, però io ve lo dico sempre, raga, le carte gratuite andatele sempre a sbloccare, magari vi richiede solamente di andare appunto a completare gli obiettivi, sarà pure tedioso, ma insomma fatelo.
tanto a questo punto dobbiamo anche trovare stimoli per fare qualcosa all'interno del gioco. Abbiamo poi sto Niederlecker che è boh, 1,87 alto alto, 3,4, 82 di freddezza, 80 di agilità, 77 di equilibrio. Insomma, penso che possiamo anche finire qui l'analisi di sto Niederlecker che viene tranquillamente bocciato del classico giocatorino che viene messo perché magari veramente ha fatto una buona stagione, però totalmente inutilizzabile, visto che c'ha non solo parametri sconvolgenti di agilità ed equilibrio, ma anche una forza pietosa. Un attimo, pausa pubblicitaria. Bene, ritornati dopo la pausa pubblicitaria. Eravamo rimasti a sto Niederlecker, dunque, che è bocciato a pieni voti. E andiamo avanti. Abbiamo Hinteregger, insomma, difensore alto normale 1,84. Ma ci sono talmente tanti difensori quest'anno, soprattutto poi anche in Bundes col buon Boateng, questo Hinteregger, insomma, non ce lo vedo minimamente all'interno delle vostre e nelle nostre squadre. Cioè, 70 di accelerazione, 80 velocità scatto, bocciatissimo il buon Hinteregger. Sto Serdar pure è una carta ambigua, normale normale 3-3, 1,84, una freddezza un po' messa lì, 83, un'accelerazione un po' così, agilità 80, equilibrio 79 con forza 87, questo è un tronco, con l'L2 non si muove, bocciato pure lui sto Serdar, veramente da evitare secondo me in tutti i modi. Piuttosto molto più valido sto Witzel che trovate in SBC che scade in questi giorni, quindi secondo me va assolutamente sbloccato anche perché è regalato, chiede una rosa 84 1,85, normale alto 1,86 4,4. L'unico parametro che è un po' così e così è l'accelerazione, perché poi guardate lì, 99 di passaggio corto e 93 di lungo, 99 di freddezza, agilità 84, equilibrio 74, reattività 94, forza 92. Ok, sono parametri che sicuramente non lo rendono il più agile del mondo, ma questo messo in mezzo al campo come CDC prende a sportellate tutti, 88 di aggressività, guardate che stats difensive. Secondo me è una carta totalmente regalata, come vi dicevo prima, anche perché lo potete magari bridare anche con, che ne so, un Icon e un De Bruyne Tots. Secondo me va sbloccato ed è promosso a pieni voti, poi andrà visto come rende in game, ma secondo me questo è anche meglio di Goretzka, perché appunto va a riporto qualità-prezzo questo qui, boh, quanto ve lo potete andare a pagare? Un 200 quappa circa, da quello che ho visto, quindi considerando che poi avete anche sicuramente nel club pick e roba varia, secondo me portatevelo a casa e provatelo perché merita. Andiamo avanti, abbiamo Hakimi, terzino 1,81 alto basso 3-3. Questo qui ha la freddezza che è un po' ambigua perché ve l'ho detto, per un Tots 82 di freddezza è veramente al limite, è proprio messa lì per farvi vedere che ce l'ha tutta verde, ma in realtà è un po' così e così. Peccato anche l'aggressività 77, per il resto buone stats difensive, buone stats in termini di agilità, sicuramente è molto fast palla tra i piedi anche a recuperare quelle che sono magari gli attaccanti avversari con le ottime statistiche che c'ha di accelerazione, questo c'ha anche ottimi passaggi sia al corto che al lungo. Ma non saprei onestamente, se lo volete andare a provare ci può stare, magari può essere un'alternativa a Schultz eccetera eccetera eccetera. Diciamo che non è né promosso né bocciato, è da testare. Poi, raga, lo sapete, sti tozzi sembrano tutti quanti illegali, statistica alla mano, ma poi in effetti vanno provati. Radetzky, anche lui, portiere che ogni anno sempre Sommer e Radetzky, non mi soffermo proprio, non serve a nulla minimamente. Arriviamo ad Alphonso Davies, una carta che a mio modesto parere è veramente tanta tanta roba, 1,81 alto alto, 4,4 piede sinistro, super super veloce. Peccato anche lui per la freddezza che sia 84, ma vi ripeto, per un Tots non è che sia questo granché, sta sempre lì al limite. Passaggio corto ottimo, peccato per il lungo, però insomma sto Davis sicuramente in fase di impostazione non è male. Agilità 99, equilibrio 92 ci stanno. Quello 80 di reattività mi lascia un attimino interdetto, unito anche all'86 di forza. Ma questo qui secondo me in game è bello fast, anche a livello di fascia.
appunto se la macina bene, anche con Speed Boost secondo me va via bene e è anche secondo me abbastanza agile nonostante quell'80 di reattività. Quindi non saprei, secondo me questo qui va provato e rischia di essere veramente un crack e una rivelazione di questo Tots. Perché poi anche lui linka Boateng e sicuramente può essere un'alternativa a Schultz. Quindi questo qui io lo consiglio e consiglio di provarlo. Andando avanti abbiamo Ginter, anche lui assolutamente bocciato, perché insomma cosa ce ne facciamo di sto Ginter, 80 di aggressività, 65 di accelerazione, con tutti i giocatori che ci sono in giro appunto ormai arrivati a questo momento del gioco, totalmente inutile. Arriviamo invece a Upamecano, che questo qui rischia di essere anche lui un giocatore di rivelazione, un 85, ottimi parametri per quanto riguarda la velocità, un po' meno l'accelerazione, ma comunque per un giocatore di 1,85 che appunto fa la difesa ci siamo. Passaggio corto 99, lungo 92 sono tanta roba, quindi in fase di impostazione sto Upamecano si fa sentire, passaggi non dovrebbe sbagliarne, agilità 79, equilibrio 82, reattività 87, forza 99, aggressività 98 e freddezza 88 lo rendono anche secondo me agile con l'L2, quindi da provare secondo me. Statistiche di difesa che non hanno bisogno di essere commentate sono top. La domanda è Upamecano o Boateng, che sicuramente si verrà a riproporre nelle live in maniera costante. Io secondo me vi vado a dire comunque Boateng, sia in termini di ibridabilità, perché magari ci piazzate vicino, che ne so, quel Davis eccetera, e anche perché appunto secondo me Boateng ve lo portate a casa con molto meno e in game lo sentite anche di più in termini di fisicità. Quindi Upamecano promosso, ma da usare secondo me se lo trovate non scambiabile, eccetera eccetera. Poi andiamo avanti. No, in realtà abbiamo finito, vero? Ah, perfetto, abbiamo finito. Pensavo che avessimo qualcosa da commentare, ma in realtà abbiamo finito. Quindi, raga, per quanto riguarda l'analisi di Tots Bundesliga è tutto. Spero che sto video vi è stato utile. Fatemi sapere se avete intenzione di provarne qualcuno o a tempo di record avete già trovato e provato uno di questi qui. Noi ci vediamo in live ogni giorno dalle 12 alle 16, o di solito anche poco prima, qualche volta. E nulla, raga, un salutone e peace.